Sempre nella città di Aracati, vicino alla piazza principale, sorge la bodega Onor d'Este, vivo e solidario. Un altro progetto portato avanti dall'associazione Tremembé, l'associazione Caixara e la Caritas diocesana, insieme ad altre numerose associazioni ed istituzioni locali. La bodega di commercio equo Sud-Sud, ci spiega Andrea Maria da Silva, una delle responsabili del progetto all'interno delle comunità, è un'esperienza di messa in rete di gruppi di piccoli produttori e consumatori in un'ottica di economia popolare solidale, con lo scopo di trovare un mercato per determinati prodotti, di eliminare il forte potere dell'intermediario commerciale e rafforzare così le piccole esperienze produttive familiari. Un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo progetto lo ha avuto la Caritas brasiliana, ci racconta la signora Maria de Fátima Moreira, responsabile di Economia Solidale. Prima, ogni associazione, ogni gruppo, lavorava per conto suo. Mancava una rete in grado di mettere in contatto ed aggregare le diverse entità. Ora, grazie ad un importante gioco di squadra, la bodega è diventata un punto d'incontro dove le merci dei piccoli produttori giungono a diretto contatto coi clienti interessati. I produttori si riuniranno varie volte. Almir Alexandre Donasimento, presidente della cooperativa dei piccoli produttori coinvolti in questa interessante iniziativa, ci conferma il successo ottenuto dalla bodega in poco più di un anno di attività. Si è passati dagli originari 13 gruppi familiari coinvolti agli attuali 36. Ed i loro prodotti, che vanno dagli ortaggi alle uova, dai dolci al miele, dalla frutta alla farina, trovano sempre più ampio spazio e un crescente numero di clienti tra le bancarelle allestite ogni sabato mattina. È una cosa molto buona della bodega, è questo, perché noi abbiamo chiamato consumatori fieli, noi abbiamo un cadastro. E d'altra parte, si tratta di clienti affezionati, ci assicura Marcos Barbosa, responsabile delle vendite, i quali, una volta conosciuta la bodega, la sua storia, il suo impegno ed i suoi prodotti, in genere si affezionano e poi ritornano puntualmente a comprare di tutto, compresi articoli di artigianato locale, bigiotteria, borse e tovaglie.